vide la faccia di uno spaventatassari. Seth, ma che cazzo sto dicendo? Non devi scusarti, A me non dispiacerebbe tornare a Hawaii. Durante questa missione, i migliori esploratori aerei, il capitano Clay che cazzo si dice? Zulzeski. I veloci sono tutti sopra di te. I veloci sono tutti sopra di te adesso. I veloci sono tutti sopra di te adesso. I veloci sono tutti sopra di te. I veloci sono tutti sopra di te adesso. Porca troia! Erano riusciti a fare quello che nessun nemico era mai riuscito a fare. Infiltrarsi. Ecco alcuni risultati. Ci ha fatta zicca'i. Dal Golfo Persico, il Mare Arabico e il Canale di Suez alle operazioni in stile bellico seguite l'11. E si ripercosse sulla spalla di Jenny e lungo la. E si ripercosse. Il cellulare diceva che era la 33. Il cellulare diceva che era la 33. 33. Il cellulare diceva. Minca! Eppure Luis subodorava. Subodorava. Che cazzo di parola è? All'inizio ci fu un. Per rispondere agli applausi e alle acclamazioni. Per rispondere agli applausi e alle cla. Per rispondere agli applausi e alle. Ammanculo! Molti banditi si girano e puntano le armi contro i loro veicoli sparando lunghe raffiche che squarciano le lamiere dei veicoli. Ma che cazzo di frase è? Il motore della Spider viene a virare. Il ferrum, metallo di Marte, è legato all'elemento. Perché non riesco a dirlo, cazzo? Il vescovo vi riceverà fra pochissimo. Ma vaffanculo. Frinire. Puoi tornare a parlare col mio tartufo? Aspetta, la rifaccio. Puoi tornare a parlare. Ma non c'entra niente col nome che è tra. Ma la smetti! Lasciamo stare i giochi, forse è meglio dormire come questi. Posso dire come questi quattro disperati? Perché è sbagliato. Scusa, tu mi hai chiesto per que. Le infrastrutture stradali americane erano state la prima cosa a impazzire dopo il 23. Al posto dei secchi punzole. Ma sceglieva di portarlo con sé al posto dei secchi punzole. Oh, minca! I cavalli morivano più spesso di quanto sarebbe accaduto in un allevamento. Porca bagassa! Le delizie, sì.
Più spesso ne vedevano uno o due a qualche centinaio di metri di distanza e finivano quello che stavano facendo. Rovistare, mangiare, porca troia. Pronto? Sì, salve, buongiorno, sono Laura, chiamo dall'azienda. Sono oggi in consulenza d'ascolto per ricevere un depuratore per l'acqua in omaggio, sono completamente gratis. Se questa funziona, allora domani un nostro aggregato ricopre il depuratore per farlo vedere, ne fa assegnare gratis l'acqua depurata e inserirà anche un'analisi gratuita dell'acqua. Sarà poi lei a decidere se accettare l'omaggio oppure no. In quanto la visita senza nessun esempio viene fatta a scopo pubblicitario, mi segue? Buongiorno, quello che volevo dirle è che non ho capito niente di quello che lei sta dicendo, ma le posso assicurare che io non ho mai chiamato nessuno per avere dell'acqua gratis in omaggio a casa mia. Cosa mi risponde? Non è acqua in omaggio, è un depuratore dell'acqua in omaggio. E allora lei dovrebbe imparare meglio a scandire le parole, perché altrimenti i clienti non capiscono mai niente di quello che lei dice. Allora, cioè praticamente si tratta di un depuratore per l'acqua gratuito che le serve per avere un'acqua ottima, sia bere che per cucinare che per lavare, per verdura direttamente dal suo rubinetto di casa. Signorina, lei dovrebbe imparare a parlare più lentamente, perché lei lega le parole e sembra che lei stia leggendo un copione già scritto da qualcun altro, perché quello che sta dicendo, che se non lo dice staccando le parole l'una dall'altra, è incomprensibile. Signorina, mi segue? Va bene, come preferisce. La saluto, buona giornata. Grazie, buona giornata, signora.